Meridiana punta sempre di più all'aeroporto di Napoli con l'allargamento della propria base operativa Boeing e l'introduzione di sette nuove destinazioni dirette a partire dal prossimo 26 ottobre. Dallo scalo di Capodichino si potrà arrivare quindi agli aeroporti di Genova, Bologna, Milano Malpensa, Ginevra, Madrid, Leopoli e Sharm el Sheikh. Ad annunciare le nuove tratte della compagnia, Andrea Andorno, Chief Commercial Officer di Meridiana. Aumentati del 60% in termini di passeggeri. Abbiamo aperto destinazioni come Mosca 3 volte alla settimana, piuttosto che Atene, piuttosto che New York. Il risultato è stato 200.000 passeggeri trasportati in 3 mesi, quindi parliamo di 100.000 passeggeri in più dall'anno scorso. Passeggeri che sono arrivati davvero da tutto il mondo sull'area campana per visitare le meraviglie di questa terra, da Capri a Napoli stessa, a Positano. Siamo usciti in comunicazione a New York, vendendo Positano e Capri il più possibile, questo ha ripagato. Siamo usciti in comunicazione a Mosca e abbiamo riempito gli aerei da Mosca 3 volte alla settimana per tutta l'estate. Quindi le ricadute sul territorio sono chiare. Noi baseremo quest'inverno 4 aeromobili a Napoli proprio per andare a servire tutto questo portafoglio di prodotti. Un'ulteriore crescita per l'aeroporto napoletano, come ha tenuto a sottolineare durante la conferenza Armando Brunini, amministratore delegato di GESAC. Implica avere qualche vettore che fa anche transiti. No, significa che qualche vettore usa l'aeroporto come snodo, in questo caso Meridiana vuole provarci, vuole provare a avere dei voli, tanti voli da Napoli e voli che arrivano da altre destinazioni domestiche che poi si trasferiscono attraverso lo scalo di Napoli e volano per esempio per Mosca o per Madrid. E quindi arrivano, non so, da Catania e proseguono per Mosca, per Atene, per Madrid. È un esempio, per cui diventiamo effettivamente uno snodo per molti passeggeri domestici. È un progetto ambizioso e noi evidentemente non possiamo che seguire Meridiana e dargli una mano e supportarli. Siamo felici che in questo momento non facile, in generale per l'economia, invece ci sia un segnale di investimento sul nostro territorio.